Aida e Jeremias, la verità di Cecilia con Frecciatina per la Jespica. Aida ha baciato Jeremias. La verità di Cecilia con Frecciatina la Jespica. Nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP condotta da Ilary Blasi, si è parlato anche del rapporto nato tra Aida e Jeremias. La venezuelana e il fratello di Cecilia sembrano essersi avvicinati davvero tanto, soprattutto nel corso dell'ultima settimana. I due vanno molto d'accordo e trascorrono davvero tanto tempo insieme. Dopo la cena al club, i due si sono recati in confessionale e si sono nascosti dietro la tenda rossa, la stessa in cui Ignazio ha baciato per la prima volta l'ex di Monte. La conduttrice del reality show e Alfonso Signorini hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto tra loro. La Jespica è rimasta ferma sulla sua posizione, dichiarando di non avere assolutamente baciato il giovane ragazzo. In ogni caso, qualcuno non sembra aver creduto alle parole della donna. Proprio dopo la fine della diretta, la sorella del Rodriguez si è lasciata andare ad una inaspettata frecciatina nei confronti della venezuelana. Cecilia, la verità sul bacio tra Aida e Jeremias, le parole della Rodriguez spiazzano. Cecilia Rodriguez ha rivelato la sua opinione su quanto accaduto tra Aida e Jeremias nel corso di un confessionale. La sorella di Belen sembra non avere alcun dubbio. Io so, tu sai. Vediamo chi ha il coraggio di dirlo senza nascondersi dietro una tenda come ho fatto io. Dalle parole di Cecilia, pare proprio che la Jespica e l'argentino, in realtà, si siano baciati davvero. In ogni caso, la venezuelana continua a ripetere di non esserci stato assolutamente nulla tra loro. In confessionale. Inoltre, il Rodriguez ha rivelato di sentirsi anche un po' in colpa per ciò che è accaduto durante la diretta. Aida e il bacio a Jeremias, parla Cecilia Rodriguez. Insomma, Cecilia pare non credere alle parole della Jespica. Ora, non ci resta che capire cosa deciderà di fare il fidanzato di Aida dopo aver visto piangere la sua donna. Geppi pare infatti aver messo la parola fine alla sua storia con la venezuelana, anche se qualcuno sembra credere che la donna possa chiarire il tutto una volta uscita dalla casa più spiata d'Italia.